In questo video tratteremo l'invasione italiana dell'Albania, avvenuta tra il 7 e il 9 aprile 1939. Lo sbarco doveva avvenire contemporaneamente in quattro zone dell'Albania: San Giovanni di Medua, Valona, Durazzo e Santi Quarantena. L'invasione sarebbe stata effettuata con una forza di 22.000 uomini, suddivisa in quattro colonne per ogni luogo di sbarco. Gli italiani stimavano le forze albanesi in almeno 45.000 uomini in tutto il paese. In realtà erano a malapena 15.000 più circa 4.000 gendarmi. Ora descriveremo nel dettaglio ogni colonna raccontando la loro vita operativa nell'invasione. La colonna più importante era la Durazzo, che aveva come obiettivo Tirana. Al comando di questa vi era il generale Messe e si componeva di un reggimento bersaglieri al comando del colonnello Suzzani, un gruppo tattico con due battaglioni di bersaglieri del colonnello Anderson, un reggimento di cardielle al comando del colonnello Dantoni, il primo battaglione del 47° reggimento, che era destinato solo a difendere la città di Durazzo per far avanzare le restanti forze, una batteria da 65-17 e una da 20 mm. Dopo l'occupazione di Tirana sarebbe stato inviato inoltre un reggimento di granatieri con aviotrasporto. Alle 4:50 le navi da trasporto arrivarono alla fonda nella rada di Durazzo, con un ritardo di mezz'ora a causa della nebbia. Alle 5 il cacciatorpediniere Lupo entrava nel porto di Durazzo, ma a causa di problemi con i piroscafi lo sbarco non venne effettuato nell'ordine in cui doveva avvenire, costringendo a far sbarcare il primo battaglione del 47° e anche alcuni marinai delle navi. Improvvisamente iniziò un fuoco di mitragliatrici dai fabbricati circostanti, che vennero subito messi sotto pressione dai cannoni dei cacciatorpediniere. Dopo i marinai sbarcarono i primi reparti bersaglieri del decimo battaglione ciclisti, assieme alla seconda compagnia del 47°, che tentavano di avvolgere e circondare le posizioni nemiche. La reazione nemica fu tenace, quindi lo stesso Messe prese il comando delle forze sbarcate, chiedendo poi l'intervento dei grossi calibri, che però vennero limitati a due sole zone per non causare vittime civili e non distruggere rappresentazioni estere. Nel mentre gli albanesi iniziarono a tirare contro la testa di sbarco con una batteria. Le forze presenti a Durazzo si componevano di 500 regolari al comando di un maggiore della gendarmeria e di un plotone del Genio. Alle 8:30 gli albanesi iniziarono a ripiegare dall'abitato e alle 9 gli italiani avevano completamente in mano la città. In questo scontro i morti furono 8 marinai e 2 fanti, i feriti 34 marinai, 6 bersaglieri e 6 fanti. Il giorno dopo la colonna italiana avanzava verso Vorra, che venne occupata dai bersaglieri ciclisti poco dopo le 8. A causa di un errore nell'invio del carburante, vennero inviati fusti di gasolio invece di benzina, cosa che bloccò le colonne motorizzate fino alle 8:45, quando vennero inviate verso Tirana. Le truppe albanesi lungo la strada verso la capitale, per lo più della gendarmeria, gettarono quasi tutte le armi. E alle 9:30 la colonna meccanizzata arrivò a Tirana per poi occuparla entro le 10:10. 5 minuti dopo vennero sbarcati i granatieri all'aeroporto di Tirana. Venne costituita una colonna celere formata da un battaglione motomitraglieri, un battaglione carrielle e un autotrasportato dei bersaglieri che partì alle 16 e raggiunse alle 6:30 Kafa Krabes, costringendo alla resa le unità albanesi al comando del nipote del re Zog, catturando due batterie sommeggiate e una buona quantità di armi portatili. La colonna celere continuò l'avanzata per poi raggiungere Elbasan alle 8:30. Ora passiamo alla colonna Scutari, che sbarcando a San Giovanni di Medua doveva occupare Scutari e Alessio. La colonna era al comando del colonnello Scattini e si formava di un reggimento bersaglieri oltre che dal battaglione San Marco della Marina, che aveva il compito di sbarcare e rimanere di presidio alla testa di sbarco. Alle 4:30 del 7 aprile il convoglio italiano arrivò a 1500 metri dal porto e alle 5:30 una compagnia del San Marco partì verso la costa e furono subito investiti dal fuoco delle mitragliatrici nemiche, che sparavano dalle alture attorno all'abitato. Subito le cacciatorpediniere iniziarono a sparare su queste posizioni. I fanti di marina occuparono la città di San Giovanni entro le 6 e subito dopo sbarcarono i primi reparti di bersaglieri. Il 28° battaglione bersaglieri iniziò ad avanzare verso Alessio, ma dopo 3 km percorsi venne bloccata da una forza nemica di 150 uomini. Questa venne costretta a ripiegare e dalle 2:30 i bersaglieri occuparono l'abitato albanese, nel mentre il secondo e sesto battaglione avanzavano verso Scutari e alle 6:30, a causa dell'opposizione della gendarmeria e di unità irregolari, raggiunsero Barbulusk.
Il giorno dopo i due battaglioni raggiungevano Bokalik alle 7 per poi fermarsi a causa della presenza di mine sul ponte sulla Darnissa. Il nemico aveva occupato le alture attorno all'abitato, eppure una batteria del nemico iniziò a battere sugli italiani. Alle 11.30 il tenente Bombing del 3° battaglione cadde colpito a morte nel tentativo di oltrepassare il ponte. La resistenza nemica durò fino alle 12.30 e alle 16.30 Scutari era stata occupata. La colonna ebbe due morti, l'ufficiale e un bersagliere, e 17 feriti, tra cui un ufficiale e due marinai del San Marco. Ora parliamo della colonna Valona, che aveva come obiettivo l'occupazione di questa città e del centro petrolifero di Devoli. La colonna era al comando del colonnello Bernardi ed era formata da due battaglioni di bersaglieri ciclisti e da due battaglioni camicie nere al comando del console Nannini. Alle 6.30 del 7 aprile una compagnia della Marina sbarcò a Valona, subito rinforzata dai bersaglieri. La resistenza nemica, formata da unità della gendarmeria, venne subito soppressa dal fuoco delle navi italiane. Dopo lo sbarco, le camicie nere sostituirono i bersaglieri come unità di presidio, e quindi quest'ultime avanzarono verso Fieri. Alle 14, presso Bestrova, la colonna si scontrò con una forza nemica di 700 uomini supportati dall'artiglieria. Gli italiani attaccarono con forza, pur essi supportati dall'artiglieria navale della nave Cavour, e dopo 8 ore la resistenza nemica fu vinta al costo di 3 feriti. La mattina dopo la colonna continuò l'attacco, disperdendo le retroguardie del nemico e raggiungendo le 18 Fieri. Il giorno 9 raggiunsero pure Devoli. L'ultima colonna è la Santi 40, che aveva l'obiettivo di occupare Argiro Castro e Delvino. Al comando dell'unità vi era il colonnello Carasi, ed era formato da due battaglioni di bersaglieri ciclisti e dal terzo gruppo San Giorgio, formato da carri L, oltre che mezzo battaglione del San Marco perché era la testa di sbarco. La mattina del 7 lo sbarco venne contrastato da unità della gendarmeria, ma in poco tempo le unità italiane occuparono il porto a costo di un marinaio morto e due bersaglieri feriti. Subito dopo i bersaglieri avanzarono verso Delvino, occupandola il giorno stesso. Il giorno 8 continuava l'avanzata verso Argiro Castro, che non incontrava resistenza nemica, ma venne rallentata dalle condizioni pessime del terreno e la città venne occupata il giorno dopo. Durante questa campagna gli italiani ebbero 13 morti e 90 feriti. Le perdite albanesi non sono state documentate. Una fonte afferma che fossero 160 morti e un centinaio di feriti. Come affermato da Badoglio e da Guzzoni nelle relative ufficiali, l'invasione ebbe grossi problemi di organizzazione e fu molto confusa. Vi era una scarsa rotazione di artiglierie, i richiamati avevano un addestramento scarso, come una poca conoscenza delle armi, così come erano mal addestrate le unità di radiotelegrafisti che spesso neanche sapevano utilizzare la radio. Un gravissimo errore è stato l'invio di fusti di gasolio al posto di quelli di benzina, che bloccarono un'unità motorizzata per ore, rallentando così l'avanzata. La scarsa resistenza ed organizzazione degli albanesi limitò ulteriori gravi danni agli italiani, ma se il nemico fosse stato più forte, probabilmente l'invasione avrebbe avuto grossissimi problemi ad andare a buon punto. Vi ringrazio della visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace e di seguirci anche sulla nostra pagina Instagram.